Come si è trovato oggi qui a Chieti? È stata una bella giornata, una partita da categoria superiore, molto combattuta, con tante occasioni. È stato un bello spettacolo, molto più di tante partite di Serie A che magari sono più noiose. Un pari sostanzialmente giusto, chiaramente la San Benedettese è un po' più forte. Qualcosa. Chiede qualcosina, qualche protesta. Chiede, è andato anche bene forse il fatto che l'arbitro lasciasse molto correre, giustamente anche Eusepi si è lamentato un po' alla fine in quell'ultima occasione già nel recupero per una presunta spintarella, però una partita che infine dei conti deve accontentare tutti, anche se oggi il Fossombrone ha vinto, quindi aggancia credo in testa alla classifica San Benedettese. Teramo pareggiava, penso che abbia pareggiato, quindi, però il campionato è talmente lungo, 38 giorni. Sto da lontano, chiedo scusa, chi potrebbe essere insomma la squadra? Il problema è quello, sai, salissero due squadre in Serie C, ma se ne sale solo una. Vista oggi chiaramente la San Benedettese è qualcosa, però bisogna vedere anche altre, sarà un torneo che si deciderà proprio alla fine, bisogna vedere anche se per esempio anche il Chieti se ha qualche rinforzo, forse a dicembre. Così hanno detto in dicembre che faranno qualcosettina, insomma. Il Chieti sì, farà qualcosa, il Presidente l'ha detto, qualcosina in più, cioè, oggi ha dato una buona prova difensiva soprattutto perché gli attaccanti della San Benedettese. Abbiamo dietro perché c'è un'auto, altrimenti... Sì, esatto. L'auto con la targa Ticino, esatto. Cioè Canton Ticino, quindi Svizzera, insomma. Allora, per terminare, lei la vedo molto stanca tra le altre cose. È arrivato, a che ora è arrivato qui in città? È arrivato perché ho parlato tanto, insomma, è da tanto che non parlavo così tanto. È stato un training. Il calcio va sempre bene, sì. Allora, in fondo un pareggio. Il punteggio giusto secondo lei? Sì, è stato un pareggio giusto, poi nell'ottica mia è stata anche una bella festa di tifosi ordinati e quindi una bella cosa per il calcio. Amedeo, è una domanda che ho fatto anche ad altre persone, secondo lei spettacolo, calcio, musica, tutta questa grande coreografia può funzionare? Non c'è troppa distrazione? No, distrazione no, perché poi quando c'è la partita mi sembra che i tifosi siano rapiti da cosa fanno i giocatori in campo e lo spettacolo può conquistare, portare allo stadio anche qualche fetta di pubblico che è meno interessato al pallone ma magari più i personaggi che vengono. Poi c'è un grosso investimento da parte della Virgo che vuole animare e fare di ogni partita una festa, quindi ben venga, grazie alla Virgo che permette questo. Il tutto in stile statunitense. Amedeo è stato... Bravo, proprio lo dicevo in telecronaca, appunto, in stile anche majorette, no? Majorette. Partite di baseball o di football americano. Lo spettacolo, non lo spettacolo, anche con Amedeo. E deve continuare.